Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi al volo vi faccio vedere una composizione che sto facendo e niente, queste sono le tracce. Una composizione che sarà solo di chitarra, quindi praticamente sono andato a registrare. Vediamo, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22 tracce di chitarra, di cui alcune sono doppie in quanto registrate in stereo con la chitarra acustica con modalità XY, quindi ogni volta che facevo una take veniva registrato un doppio microfono, uno al manico e uno alla cassa. Facciamo un esempio, intanto accendo, faccio sentire di che si tratta. Allora, allargo poco poco, così vediamo anche le tracce. Qua abbiamo un arpeggio di chitarra elettrica e all'unisono di acustica, registrata appunto con una KJ al manico e uno alla cassa. Dopodiché abbiamo gli accordi della chitarra elettrica, eccoli, insieme agli accordi della chitarra acustica, che ho separato perché poi tutto questo lavoro verrà consegnato al fonico, che potrebbe fare un lavoro di spazialità e portare tutto da destra a sinistra. E questo è l'effetto insieme. Arpeggio che va sempre più sull'acuto. Poi abbiamo qua abbiamo questa entrata sempre doppiata di un riff. Solo chitarra acustica. Ovviamente i volumi non sono sistemati e le chitarre sono al netto di alcun tipo di effetto. Tutto questo si sviluppa un tema, ovviamente, che è questo. Eccolo. Manca tutto il reparto effetti, infatti la chitarra volume, cioè questa, priva di effetto, ma poi con il giusto delay farà la parte sua. Poi ho registrato tre soli su tre tracce diverse per avere appunto poi la spazialità in cuffia per poterli spostare da destra a sinistra. Allora, vediamo l'effetto. Chitarre di rinforzo. Ok, qua
qua abbiamo questo effetto di chitarre di rinforzo, eccole. Qua praticamente lo suonano tutti, queste terzine. Questa specie di finale maggiore. Sì, è tutta da pulire. Allora, vediamo. Ecco, il video è un po' complicato perché le tracce sono tante, però allora togliamo queste, così vi faccio sentire l'effetto delle terzine armonizzate. Attenzione a non fare danno, anche se penso di aver salvato il tutto. Ok, quindi qua abbiamo. Questa è la chitarra senza il delay, ovviamente così non funziona. Allora, queste sono le tre soliste. Questa è l'acustica. Questo è come si incastrano i vari strumenti. Ecco le nostre scale. Chitarra che continua a suonare per dare l'effetto in cuffia. Ok, scusate se vi ho stressato, vi ho fatto vedere un po' come funziona la parte di recording, anche se ripeto, poi tutto questo al quale io ho fatto un primo editing ovviamente verrà consegnato a un fonico che farà la parte sua, perché è giusto che ognuno faccia il proprio lavoro. Forse non ve l'ho fatta sentire tutta, eccola. Sempre registrazione per mandarla a stereo, AKG manico e AKG cassa. Questa è la mia Music Man Ernie Ball, Music Man John Petrucci. Il tema si sviluppa, va su crescendo.
ripeto, tutte chitarre, almeno 12-13 chitarre armonizzano in questa maniera. Ok, e nella speranza di farvelo sentire il prima possibile finito il pezzo, vi saluto. Ciao ragazzi.